Ciao, sono Elena dell'Informa Giovani, vi segnalo le iniziative che ci saranno a Milano a maggio e a giugno. In primo piano l'iniziativa Milano la fai tu. Il Comune di Milano sta partecipando ad un bando della Regione Lombardia e sta cercando partner. Siete un'associazione, una fondazione, una cooperativa o un'organizzazione giovanile? Potete presentare la domanda per il bando entro le ore 12.30 del 4 giugno 2012. Il bando è aperto anche a gruppi informali che si impegnano però a costituirsi come soggetto giuridico in caso di selezione. Dal curriculum al lavoro, Informa Giovani organizza un ciclo di incontri per chi sta cercando un'occupazione. Come fare un curriculum, aprire un account email, come scrivere una lettera di accompagnamento e registrarsi nei portali del ricerca del lavoro. Viene richiesta ai partecipanti una comprensione della lingua italiana, età massima 40 anni e conoscenza base dell'uso del PC. La partecipazione è gratuita. Parlami italiano. Sei un giovane straniero tra i 14 e i 35 anni, vuoi verificare quanto conosci la lingua italiana? All'Informa Giovani puoi partecipare all'iniziativa Parlami italiano, un test gratuito di valutazione delle tue competenze linguistiche in italiano. Al termine del test, condotto da insegnanti del Comune di Milano, ti verrà rilasciato un attestato che riporterà il tuo livello di conoscenza della lingua italiana. 46 spettacoli e invito per chi non sempre va a teatro. Iniziativa a cura del settore spettacolo del Comune di Milano, Ufficio Teatro e Danza. Mercoledì 23 maggio, a partire dalle ore 15, sono in distribuzione all'Informa Giovani gli inviti per assistere gratuitamente a questi 3 spettacoli. L'Informa Giovani inoltre vi segnala queste interessantissime opportunità. Chat Giovani Coinè. Se sei un giovane, hai un problema e non sai con chi parlarne, puoi rivolgerti a Chat Giovani Coinè. Puoi conversare in chat con operatori psicosociali qualificati. È attivo anche un centralino telefonico tutti i giorni, compresi festivi, dalle ore 9 alle ore 19. Il telefono 020202. Eco Art for a Better World. È uno scambio internazionale organizzato dall'associazione Joint nella bellissima campagna vicina a Rezekne, in Lettonia, dal 2 al 10 giugno 2012. L'idea principale è la promozione di una vita armoniosa con l'ambiente. I partecipanti verranno divisi in 3 gruppi, teatro, foto e ecoforum. Per questo progetto il vitto e l'alloggio sono offerti dalla Commissione Europea, così come il 70% delle spese di viaggio. Movinap 2012, mobilità nel mondo per giovani artisti italiani. È il concorso promosso dal GAI, Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, per giovani creativi tra i 18 e i 35 anni. I settori artistici ammessi sono arti visive, architettura, design, grafica, musica, cinema, video, teatro, danza, performance, letteratura. Destinazione Futurismo, bando del CTS, Centro Turistico Studentesco, finalizzato a individuare le idee più innovative in ambito turistico e valorizzarle attraverso l'apertura di CTS Lab, veri e propri laboratori attraverso i quali operare nella propria città, coniugando turismo e cultura, territorio e tutela dell'ambiente. L'idea progettuale potrà essere presentata da team composte da almeno 2 persone, oppure da associazioni già costituite che condividono però i valori del CTS. Da Flavio dell'Informa Giovani e da Elena è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!